Terzo giorno del Napoli qui a Di Marro, ne parliamo con Monica Scozzafava del Corriere del Mezzogiorno. Monica, Sarri sta mettendo già sotto la squadra con gli esercizi difensivi, offensivi, tanta costanza, tanto lavoro, tanta concentrazione, però c'è da dire che nel gruppo dei 27 calciatori forse in pochi hanno la certezza di rimanere qui a Napoli, una certezza che magari non hanno né Khalidou Koulibaly né Manolo Gabbiadini. Che impressione ti sei fatta sul futuro di questi due calciatori? Ma intanto che Sarri abbia cominciato questo ritiro a suo modo, voglio dire, non mi stupisce, perché l'avevamo visto anche l'anno scorso. Lui è un allenatore, è un uomo di campo, no? Quindi molto, molto, molto attento, e credo che proprio per il fatto di essere un uomo di campo, ora che siano 27 giocatori, tutti titolari, cioè tutti presenti la prossima stagione oppure no, lui allena alla stessa maniera. Va da sé, secondo me, che una volta poi finito l'allenamento, le due sedute di allenamento quotidiano e magari tornato in albergo, qualche riflessione Sarri la faccia e dunque si renda conto di star facendo allenamento a giocatori che probabilmente poi non saranno i pilastri del Napoli che giocherà e in campionato e in Champions League. Ovviamente il mercato non lo fa lui, come sappiamo, anzi sappiamo che a lui il mercato dà noia, questo è quanto ci ha detto più volte lo scorso anno, quindi giunto lì e qui qualche chiacchierata col direttore sportivo la farà, qualche telefonata col presidente De Laurentiis, che intanto è rientrato da Los Angeles e si trova a Ischia, ci sarà stata, perché immagino che l'allenatore voglia capire bene quelle che sono le strategie di mercato di questo momento, che sono strategie che hanno trovato una maggiore concretezza, no? Anche nelle ultime ore il presidente è tornato, si prova ad accelerare per Witzel, anche per Pereira, per quanto riguarda i giocatori che dovrebbero poi raggiungere eventualmente il Napoli qui a Di Marro. Per quanto riguarda le cessioni, la questione Koulibaly è in piedi, perché sappiamo che l'Everton comunque ha fatto un'offerta significativa al Napoli, sappiamo anche che il Chelsea è alla finestra e aspetta evidentemente, insomma, che di potersi fare avanti, e sappiamo anche che Lorenzo Tonelli, che è l'unico volto nuovo di questo ritiro, per ora sta smaltendo ancora scorie della passata stagione, quindi per ora ha cominciato il ritiro con un allenamento differenziato. È chiaro che qualche problemino in questa fase iniziale c'è, però immagino, insomma, che proprio perché adesso il mercato, che diciamolo pure è cominciato da pochi giorni ufficialmente e si concluderà tra un mese e mezzo, avrà inevitabilmente una stretta e in entrata e secondo me anche in uscita, perché poi ci sono giocatori come David Lopez, come Grassi, come lo stesso Gabbiadini, che magari maggio, il cui futuro non è proprio certissimo, nel senso che potrebbero rimanere a Napoli e potrebbero andare via. È importante che quanto prima la rosa si definisca, anche per quanto riguarda i giocatori che devono andare via. Parlavi di Grassi, che Sarri sta provando da mezzala a sinistra, lo stesso lo di Marek Hamšík, ma anche di Jonathan de Guzman. Può essere magari l'olandese, non dico la sorpresa perché è un calciatore che già conosciamo, però per caratteristiche tattiche e tecniche, una ipotetica alternativa a Marek Hamšík, qualcosa che può giocare a favore della sua permanenza, oppure già da definire un ex De Guzman, magari trovare una squadra che possa prenderselo e lanciare a quel punto Alberto Grassi, che Sarri per la prima volta sta mostrando qui davanti ai tifosi, vista i zero minuti totalizzati in questi i primi sei mesi in azzurro. Guarda, francamente su De Guzman veramente ti rispondo a sensazione, perché poi nel calcio come nella politica quello che vale oggi domani non vale più, quindi è una sensazione. Io credo che tra allenatore e giocatore singolo debba stabilirsi una sintonia, come tra giocatore e club di appartenenza. L'anno scorso questa sintonia tra De Guzman e il Napoli e tra De Guzman e Sarri non c'è stata, poi se è stata ritrovata all'improvviso, bene, vuol dire che De Guzman sarebbe un'alternativa interessante, però francamente se ti dovessi rispondere come sensazione personale ti direi di no. Per quanto riguarda invece, per chiudere, Luigi Sepe, che l'anno scorso non ha vissuto la migliore stagione della sua carriera, in questi primi giorni lo vediamo sorridente, tranquillo, rilassato, voglioso di giocarsi le sue chance. E allora a quel punto ti chiedo, Monica, per chiudere, daresti tu una chance a Sepe anche per quanto riguarda le regole delle liste per la Serie A, essendo cresciuto nel vivaio, oppure andresti a cercare un altro portiere?
conosco come giornalista napoletana, quindi come te e come tanti altri, bene Luigi Sepe, quindi conosco le sue qualità, qui ti do una risposta netta, assolutamente sì. Grazie a Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Continuate a seguirci su Calcio Napoli 24 qui da Di Maro per tutti gli aggiornamenti sul ritiro del Napoli di Maurizio Sarri.